l'istituzione Chiesa è diventata prevalente nella storia della cattolicità, mentre le chiese protestanti non sono prevalenti, nel senso che, come sapete, fin dalla riforma di Lutero, la base della riforma è che il fedele deve accedere alla lettura delle scritture e, nei limiti in cui può, in cui la fede l'aiuta, alla conoscenza diretta, al rapporto diretto con il Creatore. I pastori delle chiese protestanti forniscono l'infrastruttura liturgica, ma il rapporto è diretto, le chiese non sono molto importanti. Per la Chiesa cattolica la cosa è completamente diversa, perché la lettura dei testi e il rapporto del fedele col Creatore è sancito che passi attraverso la gerarchia, e quindi è un rapporto mediato. La Chiesa è la sposa di Cristo, e quindi il rapporto con Cristo avviene attraverso l'intermediazione della Chiesa. Voi direte: è una disputa teologica. No, non è una disputa teologica, è l'essenza del problema, perché essendo la Chiesa un'istituzione, le istituzioni per loro natura si pongono il problema dell'autonomia e del potere dell'istituzione. Quindi, mentre il cristianesimo, secondo la predicazione evangelica, aborre dal potere, la Chiesa istituzione vive sul problema del potere, e questo deforma il tipo di fedeltà, il tipo di credenza che il cattolico ha. Infatti, l'Italia è uno dei paesi dove la religiosità è la meno intensa. Se si va a vedere, attraverso molti sondaggi che la Chiesa stessa ha fatto, e poi anche altre istituzioni di sondaggi hanno fatto, il vero nucleo credente come Martini, tanto per dirne uno, ma anche come Ratzinger, ma anche come Giovanni Paolo II. Il nucleo veramente credente non supera il 15% della popolazione battezzata. Gli altri sono credenti nel senso che recitano il Padre, l'Ave, Gloria, la loro vita non è conforme al precetto, non lo è. Allora, questo per dire che nei colloqui con Martini io a un certo punto domando a lui, non so nemmeno se queste cose vengono riportate nel resoconto che ne ho fatto, forse l'ho riportate negli articoli che ho pubblicato di volta in volta su YouTube quando lo incontravo, ma non credo nei libri. Io gli domando: ma secondo lei qual è il peccato più grave? E lui fece una premessa, disse: guardi, la Chiesa ha catechizzato, per dire, ha in qualche modo elencato molti peccati, troppi peccati. I peccati non sono molti, e secondo me, diceva lui, il vero peccato è uno solo, dal quale poi gli altri derivano. Ma il peccato centrale è uno, pensi qual è? È l'ingiustizia. Il peccato del mondo è l'ingiustizia. Ed infatti la religione ebraica e poi quella cristiana, in qualche modo, molte differenze, ma
deriva. Non proprio vuol dire, quando andò in sinagoga, voi siete i nostri fratelli maggiori, perché il Dio di Abramo è lo stesso. La religione ebraica dice che quando verrà il Messia, perché loro non hanno alcuna idea che esista il Figlio di Dio. Dio è uno, non è basta, non c'è Trinità, non c'è Figlio. C'è il Messia. Chi è il Messia? Il Messia è il messaggero, è quello che a un certo punto arriverà per annunciare il regno dei giusti. Questa è la Torah, a questo punto centrale, l'annuncio del regno dei giusti. E vedi caso, Martini mi dice, il vero peccato è l'ingiustizia. Perché dall'ingiustizia, che cos'è l'ingiustizia? È la prevaricazione dei forti sui deboli. È l'esclusione anziché l'inclusione dei deboli e dei diversi nell'ambito di quella società, di quella comunità. E quindi l'ingiustizia è questa, è il prevaricare. E qui c'è il problema del potere, c'è il problema dell'egoismo, c'è il problema dell'esclusione. E c'è la predicazione di Gesù che dice, la prima predicazione di Gesù, è una predicazione in cui non si parla dell'altro mondo, se ne parla solo per dire i deboli, i poveri, gli umili saranno i primi. E anche i ricchi potranno arrivare, ma devono passare per come il cammello dentro la cruna di un anno, che non è uno scherzo da poco. E lui in questo modo raduna intorno a sé i discepoli su una predicazione che praticamente è una predicazione sociale. Poi comincia a domandare da un certo momento intorno ai discepoli: ma voi chi credete che io sia? E quelli gli rispondono in vari modi. Qualcuno gli dice tu sei un profeta. Qualcun altro gli dice tu sei il più grande dei profeti. E qualcun altro gli dice tu sei il maestro, il rabbi. Sei quello che insegna la legge, una legge nuova, una legge diversa da quella scritta farisaica. E c'è uno o due soltanto in questa turba che era di mendicanti, di pescatori, di artigiani, un paio che dicono tu sei il Messia. Nessuno gli dice tu sei il Figlio di Dio, perché non esisteva questo.